Vuoi cominciare lì? Mister. Buonasera. Buonasera. Questo è un risultato che dà anche forza morale anche per il futuro, perché va bene che un amichevole contro la squadra di serie è importante. Sì, vabbè, parlare di risultato sappiamo che purtroppo poi alla fine non conta, però abbiamo fatto la partita che speravamo di fare, secondo me siamo andati anche un po' oltre quello che è la nostra condizione in questo periodo, ma capita sovente al mese di agosto che la squadra di categoria inferiore faccia delle partite importanti di grande attenzione. Poi stasera per noi c'era la motivazione dell'ambiente, dell'avversario, e quindi siamo molto contenti della prestazione, abbiamo messo minuti nelle gambe, va bene così. Cosa le è piaciuto della sua squadra? Beh sì, la mia squadra mi è piaciuto tanto perché abbiamo fatto tutto quello su cui abbiamo lavorato. Ho il vantaggio, a parte di avere un gruppo di livello superiore alla media sotto l'aspetto proprio delle persone che sono, quindi hanno sempre grande attenzione e grande applicazione sul lavoro che facciamo. Credono molto in quello che facciamo. È un lavoro che lo Zoccolo Duro porta avanti da tempo e lo ha trasmesso molto velocemente ai nuovi, che hanno capito quello che è la nostra idea di calcio, e quindi abbiamo fatto tutto molto bene. C'è la partita di stasera, ciao. Ciao. Valente anche nell'ottica delle tante assenze, mancavano parecchi elementi, comunque rappresentano la spina dorsale di questa squadra, quindi forse una risposta in più e la sottolineiamo. Guarda, io ho l'abitudine di parlare veramente raramente di chi non c'è, proprio perché chi c'è comunque se fa parte di questo gruppo, perché abbiamo ritenuto che fosse all'altezza di questo gruppo, e anzi uno dei valori aggiunti, almeno lo è sempre stato in questi anni, vogliamo che lo sia ancora di più, è che tutti sono veramente importanti, quindi io non parlerei di assenze ma di quelli presenti che comunque hanno dato veramente molto, perché si sentono assolutamente importanti, perché lo sono. Soprattutto cercano di mettere in difficoltà, abbiamo visto anche un grande Paroli nel secondo tempo. Ma io guardo che non sono mai in difficoltà quando i giocatori bravi, sono in difficoltà se non ho i giocatori bravi. Però si porta anche un'idea in base alla... Io ne ho molte di idee, signore, moltissime. Senti, buonasera, intanto. Buonasera. Se senti non iniziare, poi già la prima sera con le tue domande, lasciami tranquillo un attimo, dai, dimmi. Non ti chiedo degli assenti. No, non c'ero, presente, fatto bene. No, presente, Natura, giovane, 95, già personalità, cioè ha fatto vedere delle ottime cose. Sì, guarda, qui la risposta dovrebbe essere molto più lunga, perché la cosa che ha colpito subito di Latour e anche l'altro ragazzo che è entrato dopo Keita, che è un ragazzo del 96 e sono della stessa scuola francese, si vede che hanno avuto un settore giovanile completamente diverso da quello che purtroppo noi in Italia stiamo facendo. Io in ritiro mi sono reso conto del perché ci sono dei giocatori in altre nazioni che arrivano e fanno meglio dei nostri, hanno una capacità tecnica, ma proprio che l'hanno allenata, hanno una capacità di gestire le situazioni quando sono marcati. Si vede che c'è stata una scuola dietro che li ha veramente allenati e cresciuti, al di là poi delle qualità che uno deve avere innate. Però c'è un lavoro dietro di settore giovanile eccezionale, si è visto, perché ha una grande capacità tecnica, ha una grande capacità di gestire l'avversario, quindi lui non si preoccupa quando è marcato, perché è stato allenato a gestire gli avversari. È veramente molto bravo, poi sono ragazzi giovani, però è come dici tu, è bravo, sa giocare a calcio, ha avuto una scuola. Tra le note positive, secondo me, il tempo di inserimento di Valdanzeldo, sei d'accordo? Sì, Valdanzeldo è un giocatore molto generoso, è un giocatore che delle volte deve essere un po' frenato, un po' disciplinato, però devo dirti, avendo fatto anche tanti anni settore giovanile, che ci sono due categorie di giocatori: i giocatori che devi frenare e i giocatori invece che devi stimolare. Quando tu un giocatore lo devi frenare sei a buon punto nel tuo lavoro, il problema è quando un giocatore lo devi stimolare a fare le cose. Quindi Valdanzeldo, concordo che ha fatto bene, un ragazzo affidabile, è vero. Buonasera, mister. Buonasera. Ecco, è piaciuto molto il tipo di atteggiamento della Pontella. È lo stesso tipo di atteggiamento che magari possiamo aspettarci in campionato, in casa, di fronte a squadroni come Bologna, Catania? Ho pensato già a questo?
Sì, ma io penso che la categoria è una categoria, lo sapete benissimo, alla quale non si può scherzare, quindi gli equilibri difensivi sono determinanti. Tra l'altro noi abbiamo fatto una scelta che è molto chiara, che è quella di continuare nel nostro percorso di giocare con il trequartista e i due attaccanti, ed è evidente che per poter giocare in questo modo devono esserci degli atteggiamenti da parte di questi giocatori che oggi hanno dimostrato di avere per poter avere partite di questo tipo, quindi molto equilibrate, con gli atteggiamenti giusti, perché questo è il campionato, sia in casa sia fuori non si può prescindere da avere un atteggiamento in cui veramente la squadra si muova compatta, quindi tutti difendono e poi allo stesso tempo tutti possano ripartire. E devo dire che la cosa più positiva di queste prime tre settimane è proprio questa, il fatto che questi ragazzi, cioè per esempio Mazzarani, che è un trequartista, ma ben chiaro quello che deve fare per mettersi al servizio della squadra, e poi è chiaro che dobbiamo sicuramente sfruttare sul talento, perché è un giocatore che ne ha. Sono arrivato un attimino tardi, non so se l'hai già fatto. Paroni ha fatto due o tre parate spettacolari, insomma, è entrato subito nel vivo della partita. Certo, ma dicevo prima alla sua collega, abbiamo due portieri forti, ma questo lo sapevamo, cioè non è che stasera scopo Paroni. Grazie. Prego. Ciao, ciao. Riprendo una tua dichiarazione che mi hai rilasciato dopo un amichevole nel precampionato. Questo era un ritiro che andava avanti senza intoppi, direi che questa sera siamo sulla stessa linea con questa ciliegina, chiaramente il risultato conta poco, però è una squadra che dimostra di star bene mentalmente e ancora prima fisicamente. Allora, sì, è vero, però siamo ad agosto, è abbastanza facile in questo momento star bene mentalmente, perché comunque noi veniamo da un campionato vinto, quindi abbiamo entusiasmo, abbiamo anche delle certezze, dobbiamo essere bravi a farlo il più possibile per tutto l'anno, quindi anche nei momenti di difficoltà, che saranno purtroppo ovviamente non pochi, dobbiamo essere bravi a continuare a credere in quello che stiamo facendo, in quello che è la nostra filosofia di calcio, la nostra idea di calcio. Però sono molto soddisfatto e poi ripeto, abbiamo le idee molto ma molto chiare di tutto, delle cose positive, di quello che dobbiamo fare, e sicuramente non molleremo un centesimo, un secondo, un allenamento per mantenere vivo questo nostro spirito, perché non dimentichiamo che noi stiamo parlando di una squadra che ha come unico obiettivo quello di salvarsi, quindi sicuramente l'aspetto della compattezza è determinante. Ho avuto modo di vedere negli ultimi giorni comunque un ambiente sempre molto concentrato, molto sereno, soprattutto anche le dichiarazioni dei nuovi parlavano sempre di questo, un ambiente comunque che vuole fare grande calcio ma che è anche molto familiare allo stesso tempo. Serate come queste con uno stadio pieno, comunque con un avversario blasonato, possono dare anche quell'adrenalina giusta per arrivare ancora più in palla prima di campionato? Ah sì, ci aiutano a lavorare con convinzione, a lavorare ancora meglio, perché poi la partita è l'unica vera verifica del lavoro che stai facendo, e devo dire che stasera abbiamo confermato che sono quello che stiamo facendo, ci crediamo ancora di più, e la strada è sicuramente quella. Buonasera. Però abbiamo parlato ovviamente di tutte le indicazioni positive, però se dovessi... Chiaro, cioè sicuramente, voglio dire, dobbiamo fare tanto, anche perché poi ci saranno partite dove magari recuperare un risultato, cercare di vincere la partita. Abbiamo anche un lavoro da fare sotto l'aspetto tattico, perché adesso abbiamo lavorato sul 4-3-1-2, che è il nostro modulo base, ma ho bisogno di dare alla squadra anche dei moduli alternativi, soprattutto sulle ampiezze, perché il campionato lo richiederà. Buonasera mister. Buonasera. Il nuovo infortunio di Tacchio potrebbe rallentare il tuo processo tattico? Ma no, direi di no. Di Tacchio è veramente sfortunato, perché adesso ha un problema al setto nasale che, insomma, il dottore, diciamo così, di primo acchito non sembra neanche di poco conto. Ragazzo, tra l'altro, non dimentichiamo che rientra da un infortunio alla caviglia delle prime partite del girone di ritorno, quindi è anche un giocatore di struttura. Stasera ha fatto una grande partita, ma arrivava da un momento di difficoltà. No, non penso che un uomo debba cambiarci quello che è la nostra idea tattica. Chiaro che lui è un giocatore che in questo modo